Manca solo un'ora all'uscita di Fortnite e noi sappiamo già praticamente come sarà la mappa e il season pass. Questa cosa non era mai successa prima, però oggi effettivamente sui leak vediamo sia la mappa sia tutte le skin del season pass, che questa volta sono veramente molto molto interessanti. Eccoci qua boys, intanto guardiamo com'era la nostra fantastica mappa durante l'evento. Guardate come è stata distrutta e abbiamo scoperto appunto che molti di questi poi saranno distrutti, ma abbiamo scoperto anche moltissime altre cose che adesso vi farò vedere. Ad esempio, intanto andiamo a guardare questa immagine, che quando è uscita io mi sono spaventato e ho detto: ci saranno gli unicorni? No, cioè in realtà sì, ci sarà una skin unicorno, adesso ci arriveremo purtroppo. Però come vedete qua in basso a destra c'è un bellissimo QR code che se vai a una volta completato tutto, che poi alla fine sarà completato tutto, ci ha portato a un trailer. Ma intanto abbiamo scoperto che questa sarà una skin del season pass e questa cosa, ok, va bene, cambia tutto. Ed ecco qua infatti il trailer di cui vi stavo parlando, trailer appunto di questa season. Guardatelo molto attentamente. Intanto vediamo Carnage, nuova skin di questa season ovviamente, finito. Ok, questo era il trailer del QR code. Infine ragazzi, vabbè, vediamo il cubo, vediamo tutte queste cose che a noi interessano relativamente, relativamente. Abbiamo tante schermate di caricamento che a voi non interessano. Qua abbiamo la prima immagine del pass battaglia. Abbiamo Carnage da Spider-Man, cioè vabbè in realtà da Venom, cioè in realtà vabbè sì da Spider-Man. Abbiamo una scimmia galattica e una che sembra Elsa di Frozen. E vabbè, ok, anche qua. Ed eccola qua finalmente la nuova mappa, si suppone. Ma in realtà non è neanche detto così veramente, perché da alcuni trailer che potete trovare su YouTube tranquillamente, quindi non sto qua a farveli vedere, potete andare a vedere tranquillamente voi stessi che questa mappa di Fortnite sembra essere, diciamo, in due mondi diversi. Cioè sembra avere il sottosopra di Stranger Things. Lo so che dirvi una roba del genere mi guarderete e mi direte: sei pazzo, sei fuori di testa. Però dai trailer, andateveli a vedere mi raccomando, sembrerebbe che questa mappa abbia un sottosopra, o che comunque andando in queste zone vada a finire totalmente in altri posti. Comunque io sono molto fiducioso che non sia effettivamente solo così la mappa. Spero ci siano altri cambiamenti molto interessanti, perché così è forse un po' troppo poco il cambiamento. Non è quello che mi aspettavo, ecco. Anche perché poi ho visto che ci sono tante altre cose, eccetera. Cosa che tra l'altro poi ragazzi, per completare il tutto, poi ovviamente in questi giorni, probabilmente domani, faremo un Fortnite Recap dove vi andrò a parlare di tutte le novità che ci sono state con questo evento e di che cosa succederà addirittura nel prossimo probabilmente o durante la season. Comunque qua abbiamo dei nuovi deltaplani, abbiamo una nuova cassa ragazzi, perché sì, ci saranno nuove casse che sono appunto, vedete perché vi dicevo hanno un certo sottosopra, perché sono le casse del mondo traverso. Quindi fidatevi che potrebbe essere così, potremmo avere una specie di sottosopra nella mappa, fantastico. Fantastico. E poi abbiamo altri flopper, due nuovi flopper, cioè tre nuovi flopper, quattro nuovi flopper, va bene. Comunque sì, sono dei flopper, raga, che diciamo sono fatti da dei cubi Kevin. Cioè sappiamo che i cubi Kevin sono finiti ovunque. Questo è un nuovo deltaplano molto interessante. Poi in realtà andiamo avanti, perché le skin del season pass adesso stanno per arrivare a vedersi. Carina. Ecco qua un'altra cassa del mondo traverso, un rift oscuro. Quello che vi dicevo io è basato proprio su questo oggetto. Cioè, io dico, se il rift oscuro ci facesse entrare nel mondo traverso, questo potrebbe dare una svolta molto positiva a Fortnite, ragazzi. Ve lo dico, potrebbe veramente darci una svolta positivissima. Cioè, guardatelo, ditemi se secondo voi non potrebbe essere possibile. Per me potrebbe essere possibile. Questo cambierebbe veramente tutte le carte in tavola. Tutte le carte in tavola le cambierebbe un mondo a parte. Poi avremo, da quando si vede dal trailer, dei cubi Kevin in giro per la mappa ovunque, che si muoveranno. Questo metterà sicuramente le basi per un prossimo evento, ma sicuramente metterà delle basi solide anche per un cambiamento della mappa in mid season e non più solo alla fine della season. Non sappiamo neanche quanto durerà questa stagione, assolutamente. Però questi cubi fanno pensare che potrebbe durare tanto, ma con tanti cambiamenti. È quello che tutti noi speriamo, anche perché questa potrebbe essere a tutti gli effetti l'ultima season di questo capitolo 2. Speriamo. Ed eccoci qua raga, ora iniziano le skin del season pass. Abbiamo Carnage, abbiamo questa skin che io non capirò mai, assolutamente non capirò. Questa skin che invece a me ispira davvero tanto, mi piace.
Questa che è quella che sembrava Elsa, quindi avrà più stili, esattamente. Poi abbiamo Charlotte e Yu. Poi vedete, abbiamo dei Doombot Agent, che saranno però probabilmente delle skin a parte, saranno degli NPC, esattamente. Ma abbiamo Charlotte e, vabbè, Tuna Fish e quelle che vedete, avevate visto prima. Ragazzi, Charlotte è una skin molto interessante, perché potrebbe essere l'inizio di una collaborazione anche con Demon Slayer. Questo so che voi mi potreste prendere per pazzo, direi, cioè, ma che stai dicendo? Però raga, effettivamente Charlotte è una skin che, come diciamo presentazione nella sua immagine, ha proprio, ha ucciso demoni molto più pericolosi. Quindi dai, speriamo che sia effettivamente così, una bellissima collaborazione. Abbiamo nuovi stili di skin, abbiamo, eccolo qua, vedete, perché poi ve lo dico, guardate che bello. No raga, stop, top, questa skin è veramente top. Peccato che non ci siano altre robe, però va bene lo stesso, dai. Sono tornate le schede punti, tra l'altro, fantastico, l'ho scoperto anche adesso. Qua abbiamo tutti gli item, abbiamo delle torrette e qua abbiamo le prime immagini del Season Pass che potrebbero essere interessanti. Qua abbiamo i pesci presenti adesso nella mappa, che sono questi. Il più raro rimane sempre, in teoria, questo qua, il pesce vendetta, e forse questo qua galassia, sinceramente non lo so. So che comunque non c'è più il pesce di Mida, purtroppo. Poi la skin segreta del cubo sarà la regina cubo, che non si sa. E poi è tornato il fucile da caccia. Questa cosa ci renderà tutti quanti felici. Purtroppo però non vedo altre armi. Aspettate un attimo. Poi qua c'è il compagno di Fortnite. Questa sarà la schermata della nostra lobby appena andremo a entrarci, cioè ormai tra meno di un'ora effettivamente. E per concludere, ragazzi, questo qua sarà un NPC in teoria, suppongo. Questi dei backpack, cubo blu. Ecco qua dove sarà invece il nostro cubo blu. Come vedete ci sarà. Ma voi vedete una cosa, ragazzi? Beh, ve lo dico così. Io spero che il cubo blu riporti indietro dei pezzi di mappa. Io, ragazzi, sono un po' uno di quelli che sì, ci crede sempre troppo. Ci crede sempre troppo, lo ammetto. Però, raga, che cosa ci posso fare? Che cosa ci posso fare? Io lo spero veramente tanto. Io lo spero veramente tanto. Come vedete, appunto, qua c'è il cubo blu. Poi abbiamo dei nuovi, diciamo tra virgolette, degli nuovi aggiornamenti alle strutture del gioco. Alcune case di Brughiere Brumose saranno distrutte, ma saranno distrutte molte case e molti luoghi. Questo, come vi ho detto, porta una ottima cosa, ovvero un cambio mappa, sicuramente un modificarsi della mappa almeno. E spero che ci saranno sempre più cambiamenti durante questa season, perché questa mappa è rimasta troppo statica fino ad adesso, e io spero veramente che con questa season Fortnite capisca quello che deve fare. Detto questo, signori, con la vostra visione è tutto. Grazie mille per la visione. Io spero di esservi stato d'aiuto, di avervi tolto qualche curiosità. Mi raccomando, andate a vedere i trailer di Fortnite online su YouTube, perché sono veramente molto molto interessanti. Detto questo, ci becchiamo domani o stasera in live sul canale Viola per andare e portare a termine il season pass. Non ci avremo mai oggi, però, per andare avanti con il season pass. Con la vostra visione è tutto. Bella, ragazzuoli.